Di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie del travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito verso Dio e verso il suo trono. Parola di Dio. Fratelli e sorelle, questo momento che costituisce quasi il punto di approdo delle nostre feste mariane e dello stesso mese mariano ci offre un'occasione preziosa per ringraziare il Signore per quello che abbiamo vissuto in questi giorni intensi, nei quali abbiamo camminato con Maria sulle orme di Gesù. In un lungo e profondo itinerario educativo abbiamo riscoperto in profondità il messaggio del Nuovo Testamento, che presenta la vita spirituale come comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in vista del Regno di Dio nel mondo. L'ascolto della parola ci ha ricordato ancora una volta che se l'amore per Maria Santissima giungesse ad occupare tutto lo spazio della vita spirituale e non portasse alla scoperta della bellezza della comunione con la vita trinitaria, potrebbe diventare addirittura fuorviante. Siamo invece convinti che il nostro amore per la Vergine Maria debba essere illuminato dal mistero di Cristo, debba partire da Cristo, che è il centro vivo della fede, e deve sfociare nell'adorazione trinitaria. In questi giorni pensavo a quello che quest'anno avrei potuto dire alla fine della processione di rientro. Non vi nascondo che l'ispirazione mi è venuta dalla preghiera, perché celebrando il Vespro e lodando Dio con le parole del Magnificat, ho avvertito con forza nel mio cuore tutta la bellezza delle parole di quel bellissimo inno di lode che San Luca pone sulle labbra di Maria. Leggendo e rileggendo in profondità le parole del Magnificat, si ha la possibilità di riscoprire un'immagine di Maria più biblica e più autentica, quella di una donna che con coraggio profetico riesce a proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi, che Dio rovescia dai loro troni i potenti del mondo. Il Magnificat colloca Maria tra i poveri di Israele, dei quali ella condivide gli atteggiamenti spirituali e la condizione. Lei apparteneva agli strati più bassi della popolazione, agli umili, ai privi di influenza. Ma Dio guarda al cuore, e per questo ha scelto una semplice ragazza per il compito altissimo di dare al mondo il Salvatore.
Maria con la sua preghiera mostra di appartenere al numero di coloro che coltivano quella pietà da poveri che porta i credenti a confidare totalmente nella potenza e nell'aiuto di Dio. Perché l'uomo non può attendersi nulla da se stesso, perché tutto viene da Dio e dalla sua grazia. Se dunque rileggiamo il Magnificat, ci rendiamo conto di quanto Maria fosse radicata nella pietà del suo popolo, nel pensiero della Sacra Scrittura, e come avesse ricepito questo orizzonte valoriale, facendolo diventare il suo personale patrimonio. La Santa Vergine è una vera figlia del suo popolo, una figlia del popolo di Dio. Essa è un'eccellente rappresentante della pietà biblica che poggia sulla rivelazione storica e personale di Dio. Fratelli carissimi, proprio nella luce della spiritualità del Magnificat, invito tutti a riscoprire la bellezza del linguaggio della benedizione, la bellezza di uno stile comunicativo capace di guardare, di individuare le meraviglie che Dio compie nella storia e quindi anche capace di scorgere il bene nelle persone e nelle realtà umane. Lo stile orante del Magnificat ci invita a leggere la storia, la nostra storia, nella positività che emerge quando la si legge con gli occhi di Dio e la si interpreta nella luce della Scrittura. Ogni volta dunque che prendiamo sul serio la spiritualità di Maria di Nazaret, siamo spinti a uscire da uno stile comunicativo che, partendo da una sfiducia sistematica, approfitta di tutto per pronunciare giudizi sommari su persone e fatti che invece andrebbero valutati con prudenza e discernimento. Chi ama veramente la Madonna non può essere scortese. Chi ama la Vergine Maria non può lasciarsi andare ad uno stile comunicativo nel quale tutto è letto dietrologicamente, tutto interpretato alla luce di un sospetto sistematico che rende ciechi e incapaci di vedere il bene nel prossimo e nelle sue scelte. Chi ama veramente la Vergine Maria impara progressivamente a leggere la storia con discernimento, senza ingenuità e senza precompressioni pessimistiche, ma con il desiderio di valutare tutto nella luce di Dio e tenere il bene. Chi ha una vera relazione con Maria diventa come lei, capace di scoprire il bene e di diffonderlo con gioia. Ora dunque, proprio facendo mio lo stile spirituale del Magnificat di Maria, sento il bisogno di benedire il Signore per quello che ho visto e ho sperimentato ancora una volta nel mese e nelle festività mariane. Benedico il Signore perché in questi giorni ho visto e ho constatato come l'amore per Maria continua a portare tanta gente sulle orme di Cristo. Infatti anche quest'anno tante persone hanno ascoltato con attenzione l'annuncio della parola, si sono accostati ai sacramenti e hanno rinnovato con gioia il loro proposito di servire come Maria il Signore nella propria vita. Tutto questo mi riempie il cuore di gioia. Invito tutti a continuare a camminare sulla scia della parola e della tradizione vivente della Chiesa e di vivere un cristianesimo serio,
è capace di offrire una testimonianza vera nel mondo di oggi. Concludo con una preghiera attinta dalla tradizione della Chiesa, rivolta a Maria Santissima, perché porti tutti noi a vivere, sintonizzando in modo gioioso la nostra vita alla volontà divina. In questa preghiera vorrei mettere davanti al Signore, per la mediazione di Maria, tutte le attese della nostra gente, tutte le sofferenze e le speranze del nostro popolo, ma anche voglio mettere davanti al Signore, per la mediazione di Maria, la situazione di quelle città, di quei paesi, di quelle famiglie che a motivo dell'alluvione hanno perso tutto e devono rinascere. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, amata Vergine di Capocolonna, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre di Dio, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, qui acque per uisti portare, alleluia, resurrexit, sicudixit, alleluia. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Santissima di Capocolonna, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Evviva Maria!
Grazie.